Va bene, allora vi voglio credere. Noi ora ce ne andiamo. Però se non la troviamo, noi qua torniamo. Eh sì, tanto io già. Papà, che fa? Venite con noi. Vengo così. No. Mi tengo per fuori, manco qua. Già gli arrabbiamo tutti. No. Ciao, signora, io me ne vado. Irena. Sì. Ti ringhio nella cella. Amore, ne peggio. Stare a corte. Vado a tinte. Stare a buone. Però come sono simpatici quei due zotticoni. Sono simpatici, eh? Sì, simpatici. Mamma, io penso proprio che abbia ragione Stefania. Uè, ma io non ho capito, ma fa l'ipocrita. Ma perché vorresti mettere? Vorresti mettere? Ti regalo che sono simpatici quei due. Sono andato. Quindi Riccardo, allora ci parli con tua moglie, ma ora devo scappare che ho un appuntamento urgente. Ma tu mancavo fermi, no, ma non vedi quanto qua combini tu, quanto la sicuri? Ma non esageriamo, mi piace, sono sciocchezze. Mimì, io conto fino a 10, se per 10 non te ne vai faccio un giudicidio premeditato. Ma non dice sciocchezze? 10? Sì, va. 9. D'accordo, va bene. 8. Me ne sto chiedendo, me ne va, calma, me ne va. 6. Parlo con il marito. 5. 4. Da te. Ah, finalmente se n'è andato. Andre, ma tu hai visto che un povero Cristo come me, quello che deve sopportare, quelli non bastavano, quelle 7. Pure questo disgraziato ci voleva. E tu pazzerà, quella porta spiglia, hai capito? Io tengo le spiglie in casa. Mi fa una schifezza. Hai ragione tu, ma... Poco a poco, io non ti faccio morire di fame. Ma sei sicura che acconsentirà? Il problema non è lui, è mia madre. Ma se anche mia madre si convincesse a darmi il permesso, i soldi li dovrebbe comunque cacciare mio padre. E allora ti conviene prima di convincere tua madre, altrimenti non si fa niente avere i soldi. Sì, come la fai facile. Per convincere mia madre, devo dimostrarle che papà non mi dà il permesso. Così lei per contraddirlo me lo dà. Però devo pure farle vedere quei soldi. E chi te le dà i soldi? Mio padre. Scusa, ma se tuo padre non ti dà il permesso, come fai a fargli scucire i soldi? Ah. Allora è finita che le donne ne sanno una più del diavolo? Ora ti faccio vedere io come si fa. Mamma mia, come siete complicati. Aspetta, ora lo chiamo. Papà, ci sei? Papà, puoi venire un attimo, per favore? Che è sto miracolo? Mia figlia che dice per favore! Dai papà, non scherzare, è una cosa seria. E parla pure come un essere umano. No, ma sto dormendo ancora, ma già c'è dato. Papà, ho urgente bisogno del tuo aiuto. Ah, ecco, ci stava qualcosa sotto, eh. Papà, mi servono 200 euro. 200 euro? Angela, che ne fa? Lo sapevo. Subito deve sapere che ne devo fare. Ma che te ne importa a te? È tua figlia che te li chiede, mica un estraneo. E vedete, signor Gargiulo, anche i miei me li hanno dati senza chiedere a che mi servivano. E si vede che i tuoi navigano nell'oro. I soldi non se ne importano che fine fanno. In questa casa i soldi ce li studiamo, hai capito? Noi dobbiamo sapere perfettamente che fine fanno 200 euro. Uffa, papà, e che palle! E mo' cominci con la solita solfa sul valore del denaro, sul sudore della fronte, sui sacrifici per crescere i figli. Papà, e sei proprio palloso. E ringiovanisci un poco. In fondo hai ancora 55 anni. Sono ancora piena di risorse. Hai ancora un fisico prestante. Fermati. Non continuare. Giossacci, questa che cos'è? Questa è l'incenziata adulatoria per favorire lo sborso. Con me non attacca. Ma no, signor Gargiulo, vostra figlia ha ragione. Voi siete ancora giovane. E mo' perché sono giovane a giocare a 200 euro? Papà, me li dai o no? No. È la tua ultima parola? L'ultima. Ma signor Gargiullo, pensateci un po' su. L'ultimissima. E poi ti lamenti che figli
figli non ti rispettano. È così che vuoi guadagnarti rispetto? Ah, perché mo' il rispetto costa 200 euro. No, il rispetto non si compra, si guadagna. È il silenzio che costa 200 euro. Il silenzio che... Certo. Per 200 euro... E facciamate alle vendita. Posso dimenticare di aver sentito che tu davi un falso alibi a zio Mimmo e non riferirlo alla mamma. Ma questo è un ricatto. No, si chiama baratto. Come si chiama baratto? Tu dai 200 euro a me e io faccio un favore a te. Ma a che ti servono? Se me li dai te lo dico. A che ti servono? Prima i soldi, please. A che ti servono? Ah, godiglielo tu. Abbiamo organizzato un weekend a Ischia con tutti gli amici. È andato tutti insieme, ci viene a costare 200 euro a persona. Cosa? Che? Una ragazzina di 16 anni se ne va a Ischia con gli amici a dormire fuori casa. Ma non te ne parla proprio, scordatelo! E dai, papà, che male c'è? Scordatelo! Ah, sì? Mamma! Mamma, puoi venire un attimo, per favore? Io... Mamma! I 200 euro te li ho dati! Non ti preoccupare, io rispetto i patti! Che c'è? Perché urli così? Mamma, perché papà è un tiranno! Ma io... Zitto, falla parlare! Che ha fatto? Mamma! Tuo marito dice che sono una ragazzina, capisci? A 16 anni sono una ragazzina! E quando tuo padre vive in un altro mondo? Ma ti rendi conto che i ragazzi di oggi sono emancipati? Ma che ti credi che sono frollocchi come eri tu a 16 anni? E poi perché vorrebbe fare il tiranno? Mamma, noi del gruppo abbiamo organizzato un weekend a Ischia tutti insieme. E questo tiranno, appena io, da brava figlia, rispettosa e ben educata, gli ho chiesto il permesso, mi ha detto già. Ma una ragazzina di 16 anni la mandiamo a dormire fuori casa con gli amici. Scordatelo! Hai capito, mamma? Tiranno! E beh, figlia mia, io non dico certo che tuo padre aveva ragione. Amore di Tavis ha sbagliato a capoto, tu, eh! Però devi capire che non possiamo permettercelo, chissà quanto viene a costare. No, mamma, non ti preoccupare, se per questo non c'è problema. E poi io mi risparmi. Andando tutti insieme, viene a costare solo 200 euro a persona. E tu? Tu ce l'hai 200 euro? Un baratto. Certo, se no non te lo dicevo nemmeno, lo so che non possiamo permettercelo. Allora, mamma, posso andare? Che ti devo dire? Se tuo padre... Il padre non dà nessun consenso. Lasciami parlare. Se tuo padre non ti dà il permesso, a noi non ce ne frega niente. Tanto lui non conta. Ma come? Vai, divertiti, figlia mia, vai. Ormai, ma come? Io sono il padre, non conto. Oh, dicatici, ma sempre stesse cose. Ma quando mi hai contato qualcosa, tu? No, no, tu sei una vipera! Anzi, siete due vipere, un baratto, un baratto! Ah, un baratto! Angela, sei mostruosamente grande, ma come hai fatto a congegnare una cosa così imbrogliata? Li hai manipolati come due marionette. Modestamente conosco i miei polli. Mia madre fa sempre il contrario di quello che dice mio sì, padre. Sì, ma tu sei stata capace pure di farti dare soldi, sei troppo grande. Sì, effettivamente hai ragione. Sono proprio grande, ma... Dai, dai, corriamo a dare la bella notizia agli amici. Andiamo, ci organizziamo anche. Vieni, Brufola. E non chiami, Brufola, per favore. Qua non c'è nessuno. Qua nemmeno. E qua è tu. Fussavo da poco. Dai, scendi,